Nome: Paola. Irene. Cognome: Gurumendi. Tuccillo. Segno zodiacale: Bilancia. Cancro. Anni: 28. 15. Luogo di nascita: Sono nata in Ecuador. Torino. Residenza attuale: Vigevano. Settimo torinese. Tatuaggi sì o no? No. No. Animali domestici: Sì. Sì, ho 5 pappagalli. Serie TV preferita: NCIS. Teen Wolf. Leggi: Se sì, il tuo ultimo libro. È colpa delle stelle. Sì, urla nel silenzio. Canzone italiana preferita. Ne ho parecchie.
Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro. Canzone straniera preferita? Calma. Mala di Anuel. Ti sei mai innamorata? Spesso, sì. Il tuo numero preferito e perché? 8, il numero della mia nascita. 10, il numero della nascita di mia nonna. Il tuo fiore preferito? Le rose rosse. Ortensia. Sport preferito? Ballo. Pallavolo. Qual è la cosa più bella che esiste? Il tramonto. La felicità. Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? Mezzo vuoto. Mezzo vuoto. Stai vivendo questa esperienza con tutta te stessa? Sì, assolutamente. Sì. Personaggio famoso preferito? George Clooney. Brad Pitt. Persona che stimi di più? I miei genitori. I miei genitori e i miei nonni. Il tuo sogno nel cassetto? Scrivere un libro. Diventare cardiologa. Cioccolata o vaniglia? Cioccolata. Vaniglia. Ristorante o fast food? Ristorante. Ristorante. Negozio dove spenderesti tutti i tuoi soldi? Non lo so. Douglas. Perché sei qui? Per vivere un'esperienza meravigliosa. E seguo il ballo delle debuttanti da quando sono piccola. Sei una che aspetta o agisce? Agisco. Aspetto e poi agisco. Dimmi il primo consiglio che ti passa per la mente. Smettere mai di lottare. Sì, te stesso. Hai un solo desiderio. Cosa chiederesti? Riavere le persone che non ci sono più. Non essere triste. Fai la faccia più brutta e più bella che puoi. Fai un urlo. Quanto pesi? 58 kg. 48 kg. Sei fidanzata? Magari. Sì, a distanza. Come ti vedi da vecchia? Una nonnina. Appoggiata alla finestra. Orgogliosa di me stessa e con una famiglia. Cosa ti fa arrossire? I complimenti troppo sdolcinati. Un complimento. Buonasera, io sono un docente dell'ENAIP, una scuola di formazione professionale che propone un corso per i ragazzi di acconciatura di 3 anni. Sono qua insieme alla mia collega Katy Fusca, io sono Romano Stefano e siamo entrambi docenti appunto dell'ENAIP di Omegna e niente, stiamo per iniziare questa prima esperienza con il ballo delle debuttanti, con questa 3 giorni in cui le ragazze si esibiscono e faranno la serata di gran gala domani al Regina Palace di Stresa. E abbiamo qua un organico di una dozzina di ragazzi dell'ENAIP, scelti dalla classe quarta e dalla classe seconda, e che si appresteranno appunto ad acconciare e a rendere un po' più belle e armoniose le ragazze durante appunto questa 3 giorni di questa manifestazione. Thank you.
Di notte, soldati ubriachi vengono a picchiarci con bastoni di legno. E il mio corpo è pieno di lividi, come un piccolo pezzo di legno bruciacchiato. Alle volte ci gettano qualche carota. Sono contenta. Torniamo a me.